Dal Vangelo secondo Giovanni. Tommaso, uno dei dodici chiamato Didimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli dissero allora gli altri discepoli: «Abbiamo visto il Signore». Ma egli disse loro: «Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi, e non metto il dito nel posto dei chiodi, e non metto la mia mano nel suo costato, non crederò». 8 giorni dopo, i discepoli erano di nuovo in casa, e c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù a porte chiuse, si fermò in mezzo a loro e disse: «Pace a voi». Poi disse a Tommaso: «Metti qua il tuo dito e guarda le mie mani. Stendi la tua mano e mettila nel mio costato, e non essere più incredulo, ma credente». Rispose Tommaso: «Mio Signore e mio Dio». Gesù gli disse: «Perché mi hai veduto, hai creduto. Beati quelli che, pur non avendo visto, crederanno».